Emergenza nel Metapontino dopo due alluvioni, mobilitazione del Comitato Terre Ioniche. Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Basilicata. Dunque lo avete sentito nei titoli, oggi giornata di mobilitazione nel Metapontino per richiamare l'attenzione sull'avvertenza dopo l'alluvione dello scorso 7 di ottobre. Ma per tutte le novità andiamo subito in diretta con Luigi Di Lauro che si trova per noi sul posto. Luigi. Sì, è iniziata poco dopo le 9 dal municipio di Ginosa Marina la lunga giornata di mobilitazione del movimento Difendiamo le Terre Ioniche per richiamare ancora una volta l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica sulla situazione di difficoltà in cui si trovano decine di aziende agricole e artigianali al confine tra Puglia e Basilicata a causa dell'alluvione che il 7 ottobre scorso ha provocato anche 4 vittime. Un lungo corteo di trattori ha percorso a passo d'uomo i luoghi colpiti dall'alluvione tra l'agro ginosino e quello di Metaponto in Basilicata, evidenziando le tante criticità che interessano il territorio e soprattutto le tante attività che su quel territorio insistono. Poi un'affollata assemblea nel corso della quale i rappresentanti del comitato hanno rinnovato le richieste ai governi regionali di Puglia e Basilicata e al governo nazionale, agricoltori e artigiani non sono più disponibili ad aspettare i tempi della politica. L'ordinanza con la dichiarazione dello stato di calamità per le zone colpite dall'alluvione deve essere emessa nel giro di 15 giorni e deve contenere provvidenze per le aziende colpite e misure per gli interventi a difesa del territorio. Per il momento da Metaponto è tutto, ti restituisco la linea.